Goal, occhio alla prevenzione. Dottor Danilo Mazzacane, segretario generale di Goal. Che cos'è Goal? GOL è una società scientifica fondata 10 anni fa, 11 anni fa per la precisione, e da degli oculisti ambulatoriali territoriali temerari che hanno colto l'occasione per rendere visibile il ruolo professionale di questi medici oculisti che in prima linea si trovano a fronteggiare le richieste di salute visiva da parte dei cittadini. E quindi costituiscono un anello importante sia per l'attività del quotidiano sia anche a livello di prevenzione e dovrebbero essere un canale importante di collegamento verso le patologie acute che necessitano di un interessamento ospedaliero. Quindi importante la collaborazione con i colleghi ospedalieri ed universitari in maniera da dedicarsi e agire in sinergia ed è quello che abbiamo cercato di realizzare in questi anni. Abbiamo fatto tanto e tanto ancora c'è da fare in virtù delle vicissitudini che ci ha comportato il Covid, acuendo delle problematiche della medicina extra ospedaliera che sicuramente vanno colmate. Quali sono le attività di Goal? Le attività di GOL sono state, nonostante tutto, molteplici, anche durante il periodo del Covid. Avevamo realizzato già 3 congressi nazionali e ci stiamo, diciamo, organizzando per realizzarne il quarto. Abbiamo realizzato diversi corsi di formazione territoriali, abbiamo realizzato delle FAD, abbiamo istituito dei premi per dei giovani colleghi. Abbiamo realizzato anche quest'anno una FAD, abbiamo in corso la realizzazione di un'altra FAD, abbiamo partecipato con delle sessioni GOL a diversi congressi nazionali o di altre associazioni scientifiche oculistiche, sempre andando a cercare quegli argomenti e quei temi magari non usuali, che però constano l'importanza del quotidiano. Perché associarsi a Gol? L'associarsi a GOL significa partecipare attivamente alla società scientifica, quindi non essere soltanto un numero come iscritto, ma avere il piacere di mettersi in gioco e tirare il plotone. Come Goal, quali sono le iniziative di campagne di sensibilizzazione che avete svolto? Ne avete fatta una sulla maculopatia, adesso ne state facendo una per la prevenzione delle patologie in età pediatrica. Di cosa si tratta? Abbiamo cercato di sensibilizzare e soprattutto di andare a spiegare le patologie a seconda della fascia di età nella quale si rendono manifeste. Ci siamo resi conto che nell'età pediatrica la prevenzione, diciamo, non c'è più da un bel po' di tempo e quindi vanno fatti degli screening pediatrici, soprattutto rivolti alla scoperta dell'ambliopia che diagnosticata in tempi adeguati può essere diciamo corretta, può essere sicuramente l'occhio pigro può essere rivalutato e acquistare una buona visione. I visi refrattivi che non sono diciamo manifesti, che non sono evidenziati, perché è aumentato l'impegno dell'occhio, per cui nell'età pediatrica, nell'età scolare, come anche nell'età lavorativa, l'occhio si trova di fronte a un impegno maggiore rispetto al passato, con degli strumenti digitali che ormai sono insostituibili e che impegnano nella visione da vicino, per cui si è visto per esempio, e si è fatta un'ipotesi a livello mondiale, di una diffusione notevole della miopia, in conseguenza dell'applicazione per vicino. Per saperne di più, consultate il sito www.oculistigoal.org.